Pronto, buonasera. Siamo un attimo, siamo in diretta telefonica con Radio SOS Detitta TG News. Antonio Saletta è responsabile del distaccamento e nucleo operativo di protezione civile Sicilia, Belmonte, un attimo, Triscelle. Prego, puoi iniziare a presentarti come coordinatore, vai. Allora, io sono responsabile del gruppo di Cielo Nucleo Protezione Civile, distaccamento di quello di Belmonte Nazionale, sede centrale a Palermo. Presidente Salvatore Oneri, direttore generale Arturo Rubinetti. Quindi la domanda che mi vuoi fare, io ti dico. Allora, volevo domandarti come sei diventato operatore e coordinatore dell'associazione? Allora, la protezione civile, la nostra è fondata dalla Triscelle Pubblica Assistenza. Cioè, Pubblica Assistenza è protezione civile. La Pubblica Assistenza si basa l'aiuto umanitario che diamo alle famiglie necessitarie di alimenti, di vestiario, di elettrodomestici, all'assistenza agli anziani e ai bisognosi. Ora stanno implementando anche nel nostro percorso il trasporto medicinale per le persone che non possono uscire da casa. Allora, la seconda. Senti Sì, ti Paolo? sento un attimo. Allora, di cosa si occupa la vostra associazione principalmente? Principalmente lavoriamo nel sociale, poi ci occupiamo della ritualizzazione del territorio, dell'ambiente, coesione e tutela del territorio. Poi volevo domandarti, fate anche prevenzione antincendio? Prevenzione antincendio a medio e basso rischio, dipende dai volontari che hanno già fatto un breve corso di preparazione, perché se i nostri volontari non sono formati, con i mandiali di esercizio. Benissimo. L'associazione vi dico anche che hanno un tesserino visibile, un'assicurazione nominativa e non come altre assicurazioni che hanno un'assicurazione nascosta, che non esiste. L'associazione regola al 100%. Certamente. Poi volevo domandarti, praticamente cosa avete fatto fino adesso? Cosa avete fatto per i disabili? Cosa avete fatto per le persone anziane? Avete fatto qualche intervento particolare? Qualcosa su Palermo. Allora, noi per i disabili abbiamo l'intenzione di fare assistenza domiciliare agli anziani, anche andarci con le compagnie. Saremo presto negli ospedali pediatrici, nei parti oncologiche, andiamo a trovare i bambini. Insomma, tutto ciò che riguarda il sociale, porteremo del cibo, dei giocattoli, qualsiasi cosa serve. Benissimo. Allora, come coordinatore, come responsabile del distaccamento di Triscelle e nucleo operativo di protezione di Piemonte di Belmonte Mezzagno, Sicilia, mi puoi passare qualche volontario? Vi faccio parlare con il volontario Maria Pita Pizzo, che è una delle veterane, che diciamo ha un po' di esperienza di protezione civile, e poi fargli tutte le domande Benissimo, del grazie. fa. Grazie mille, che si sta alzando, Sì, certo. sempre la lettera. Allora, ti do la parola a Maria Pita. Dai Paolo. Buonasera signora, buonasera Maria Pia, piacere di essere nella mia radio e farti sentire a tutti gli ascoltatori che mi ascoltano. Praticamente cosa svolgete voi dell'associazione? Praticamente cosa fate? Cosa se non fate? Vi piace quello che facete? State bene nell'associazione, vi trovate bene, come vi trovate? Allora, noi ci troviamo benissimo. Comunque, no, ci troviamo benissimo. Benissimo, ok. Mi passi un altro volontario se ce l'hai? Andrea Pizzo, un nuovo volontario aspirante. Il praticando che ora diciamo è diventato più tiranno degli anziani.
Ad un ad uno, dopo Andrea ce ne ho altri due. Sì. Buonasera Andrea. Andrea? Andrea sta in strada, qua, sta essendo praticato nei pantaloni. Buonasera. Buonasera Andrea, piacere che sei nella mia radio. Praticamente come ti trovi in questa struttura di nucleo di protezione civile? Cosa fai e cosa non fai? Per trovarmi mi trovo abbastanza bene. Si lavora in gruppo, ma si è abbastanza affiatati. Poi del resto va benissimo. Siamo Come come concentrazione del sociale. sono un po' emozionato. Vabbè, vado. Ma riguardo al lavoro che si fa, si lavora abbastanza bene. Allora ti trovo. Specialmente con Antonio Saletta, è l'unico almeno che abbiamo trovato. Ma allora, come ti trovi? Ti trovi bene? Come, io voglio sapere la verità, come vi trovate? Affiatati, non affiatati, vi trovate bene in gruppo? Come siete come gruppo? Quanti ne siete come gruppo? Nel gruppo siamo un gruppo abbastanza ristretto, perché come Antonio Paletta seleziona le persone che siano valenti a questa attività. Poi ci troviamo abbastanza bene, lavoriamo in gruppo e c'è come una famiglia. Benissimo, benissimo. Grazie mille. Al prossimo volontario. Paolo D'Agostino, un veterano della protezione civile degli anni 90, e lui fa qualche domanda pure a lui. 94, 95, che sembra che sono più Buonasera. Buonasera carissimo, buonasera a tutti. Allora, praticamente ti voglio domandare, tu hai praticamente già fatto qualche, sei del 95, 90, 95? Ah, sei andato su qualche terremoto, in qualche tendopoli del terremoto? Hai partecipato, hai potuto svolgere l'attività della protezione civile? Come ti sei trovato e cosa hai visto e cosa puoi dire? Sì, mi avevo trovato abbastanza bene, poi ragazzi anni 94-95 c'era anche Antonio con me, abbiamo passato in dei tempi. Tempi di ferro, caro Paolo, tempi più della calamità più pericolosa che ci sono state al sud. Abbiamo partecipato anche a vari allagamenti, vari posti, e ti parlo con Paolo perché Paolo è un veterano. Ora mi Certamente. passo al volontario di Centro Comparti, che è un nuovo in campo, un nuovo di rovinato. Ok, vai Paolo, hai il tempo, allora, e Paolo da Roma. Anche così sorpreso il sapere che ci sta dando questa opportunità. È un incerto, va bene. Buonasera. Buonasera, ciao. Allora, praticamente voglio solamente domandarti quest'ultima domanda. Tu come veterano, non come veterano, come nuovo personaggio, come nuova persona, come nuovo operatore, cosa ne pensi della protezione civile, sia quella dove siete voi nel vostro nucleo operativo e distaccamento e la protezione civile nazionale? Come ti trovi? Benissimo, bene, ho trovato una grande famiglia, mi tratterò bene, specialmente Antonio, che è responsabile di tutti. Ok, mi ripassi a. Sono un po' emozionato, capito? Perché voi Lo sono so, mai stati intervistati da una radio, lo so. capito? Non Benissimo. sono Allora. al telefono, pensi al telefono come ci sarebbero tutti peggio di me. Ma Comunque, io ti certamente. posso dire che sono orgoglioso di questi volontari, perché anche che c'è qualche veterano come Marino, come
però diciamo, penso che noi siamo stata la prima associazione che abbiamo avuto già creduto in noi, che si è fatto da sponsor per le nostre divise, sul base di Gaetano Capizzi, sito in via Gaetano Pizzi, sito in via Papa Giovanni. Un ottimo base, Paolo, dove fanno i cannavetti quelli siciliani con le toppe? Oh, lo sai! O sai una... Gaetano Pizzi, è il nostro sponsor. Ah, oh. Noi, vedete quello che facciamo noi. Sicuramente non ti preoccupare che te vengo a trovare, ve vengo a trovare a tutti quanti prima o poi. Benissimo, allora. Siamo lieti anche di questa intervista che ci si sta facendo, anche perché al nord si sta dedicando a questa associazione. Facciamo girare questa registrazione che stiamo facendo. La Tristella deve passare con tutti i siciliani. Certamente, penso, certamente. Una sede anche da te, come abbiamo fatto. Per voi direttamente nel tuo paese. Sapete di dove è Paolo, ve lo faccio dire, ragazzi. Paolo, dimmi. Allora, io sono della provincia di Chieti, Abruzzo, Sant'Eusanio del Sangro. Sto cercando di creare un nucleo operativo anche qua, un distaccamento. Siamo intervenuti per una scuola che si è una fase attiva, con Paolo. Andate in porto tramite i consigli e collaboriamo con Paolo. Ok, abbiamo intervistato il coordinatore del nucleo operativo e protezione civile Triscelle di Belmonte Mezzagno, Sicilia, Antonio Saletta. Ringraziamo anche il nostro presidente Salmone, il nostro direttore regionale Arturo Rubinetti, per l'opportunità che ci danno nella fiducia. Benissimo, grazie. Allora, signore e signori, chiudiamo. Io ti manderò il numero del direttore, tu lo intervisterai pure, lo aspettiamo a me. Benissimo, d'accordo. Allora. Abbiamo sentito, abbiamo l'intervista è stata fatta da Antonio Saletta da Radio SOS Letizia TG News. Chiudiamo l'intervista. Okay, una buona serata a tutti, vi ringrazio, vi sento tutto.